Due squadre, 12 punti in classifica ciascuna. Big match tra le capoliste della Serie 2 femminile del girone B. Bonfiglioli Ferrara contro Cari Spezia. Buonasera a tutti e ben sintonizzati con noi per la diretta streaming della partita tra la Cari Spezia e la Bonfiglioli Ferrara. Tredicesimo turno di andata del campionato di Serie 2 femminile, il big match. Chi vince sarà la testa di serie delle Final Four di Coppa Italia, chi perde sarà la seconda che affronterà Broni. Match di cartello, il principale della Serie A2 femminile. Con noi come sempre Antonio Frau, una partita importantissima. Sì, intanto buonasera a tutti. Direi che per la Befana sotto la calza abbiamo trovato davvero una grande partita. Le aspettative sono grandi, le prime due squadre in classifica, miglior attacco e miglior difesa per la Cari Spezia, due squadre al top in tutto. Sarà sicuramente una partita di cartello e speriamo che le aspettative vengano rispettate anche sul campo. Qui intanto c'è la presentazione dei quintetti, la presentazione delle squadre in campo quando mancheranno ancora 7 minuti e mezzo prima dell'inizio della partita. Sì, le squadre sono in campo, leggiamo velocemente le formazioni. Per Ferrara con il 4 Nori, con il 5 Rossi, con il 7 Ceccone, con l'8 Rulli, con il 10 Innocenti, con l'11 Rosset, con il 12 Miccio, con il 13 Savelli, con il 14 Nacomoni, con il 15 Missanelli, con il 17 Bona, tutti a disposizione di coach Giuliano Stabiel. E ora le ragazze della Cari Spezia che stanno entrando in campo in questo momento, con il 5 Aldrighetti, con il 6 Corradino, con il 7 Alesiani, con l'8 Reche, con il 9 Ardoino, con il 10 Costa, con l'11 Granzotto, con il 14 Lingua Glossa, con il 17 Tosi, con il 18 Caldaro, con il 21 Valente e con il 23 Laura Reani. Con noi abbiamo Lorenzo Montanari della Nuova Ferrara, Ferrara che arriva come la Cari Spezia carica per un match che è fondamentale per la stagione. Beh, senza ombra di dubbio, un match fondamentale almeno per quanto riguarda questo primo posto platonico alla fine del girone d'andata e soprattutto per decidere chi affronterà Broni poi in Coppa Italia. Vedremo, anche questo è un po' il leitmotiv di questa partita, una partita sicuramente molto molto bella da vedere. C'è un ottimo pubblico presente qui alla Spezia, sarà una gara fra due squadre che stanno sicuramente bene, che stanno dominando di fatto questo campionato, non hanno mai perso una partita, quindi sicuramente sarà una gara tutta da seguire. Sì, dicevamo, Lorenzo, è un campionato spaccato, prime due posizioni Spezia e Ferrara con dietro Castel San Pietro, poi il vuoto e poi una zona bassa della classifica, una 2 molto già delineata nonostante che siamo ancora da fare il giro di boa. Sì, sì, tutto vero, un campionato già delineato, un campionato spaccato, ma c'è ancora tutto un girone da giocare, quindi ci saranno altre 13 partite, 14 con questa da giocare, quindi ancora molto c'è da dire. È chiaro che la classifica fino a questo momento è sicuramente ben delineata. Sì, tanto mancano 5:20 all'inizio della partita, siamo anche con il presidente Andrea Armani, presidente della Cari Spezia, partita importantissima da non sbagliare, in palio c'è il primo posto al termine del girone di andata e soprattutto essere testa di serie alle Final Four di Coppa Italia. Sì, diciamo che non è tanto importante per il campionato, ma è sicuramente importante per il posizionamento per la Final Four, perché essere primi vuol dire scontrarsi contro le seconde del girone A e quindi non incontrare la corazzata Broni. Ok, grazie presidente Armani. Dicevamo, il campionato, il girone A è delineata, la testa di serie che è il Broni, ancora da capire chi sarà la seconda, se la giocano la Sanga Milano e il Crema, con lo scontro diretto che al momento è a favore del Crema, con il Milano che ha perso il Sanga, e questa sera hanno due turni abbastanza agevoli entrambi, con contro Crema giocherà contro il Castelnuovo Scrivia, mentre il Sanga Milano giocherà contro Costa Masnaga. Sulla carta due partite facili che vedrà il successo di entrambe le formazioni, vedrà il Crema arrivare alle
degli scontri diretti. Con noi abbiamo anche Federico Alschilli del Secolo XIX. Una bella partita, una buona cornice di pubblico. Sì, sicuramente oggi c'è il record di pubblico qui al palazzetto di Montepertico, ma d'altronde la partita è molto importante. Non deve essere sicuramente affrontata con troppa pressione da nessuna delle due squadre, però arrivare primi vuol dire affrontare la Final Four di Coppa Italia come prima e condurre il campionato in solitaria, per cui è importantissima. Sì, match che vede buona parte delle gare in contemporanea, a parte ieri che si è giocato Ariano Irpino-Palermo con un netto successo del Palermo per 39-53. Le altre gare in programma quest'oggi sono ancora Castellammare di Stabia, Salerno-Bologna, Viareggio-Castel San Pietro, Civitanova Marche-Empoli e Brindisi Viterbo. Questo è l'ultimo turno, con questo match darà anche il titolo di campione d'inverno e sarà da seguire con attenzione. Nelle bianconere tutte abili e arruolate, qualche problemino ieri sera per Margherita Corradino che però molto probabilmente sarà in campo. Antonio, una partita che ha tutti i riflettori puntati questa sera. Assolutamente sì, il big match di giornata, Corradino che vediamo che partirà in quintetto addirittura, per cui i problemi sembrano risolti. Andiamo proprio a leggere i quintetti con la Carispezia che schiera col numero 6 Corradino, col numero 8 Reche, col numero 10 Costa, col numero 14 Linguaglossa e col numero 23 Reani. Per quanto riguarda Ferrara partono col numero 8 Rulli, col numero 10 Innocenti, col numero 11 Rossè, col numero 12 Miccio e col numero 17 Bona. Il titolo di campione d'inverno chiaramente è soltanto per il blasone, perché poi ovviamente i playoff diranno la vera forza delle squadre, però è sicuramente un banco di prova importante per entrambe le formazioni, per verificare sia lo stato di forma al rientro dopo la pausa per le vacanze, sia per vedere comunque a che livello sono e dove potranno arrivare a fine campionato. Sì, come diceva Antonio poco fa, la pausa di Natale potrebbe essere un fattore determinante per entrambe le formazioni, ma conosciamo velocemente la formazione del Ferrara che è ospite qua questa sera al Palasprint. La principale terminale offensiva è Macarena Rosset, già conosciuta e nel campionato ha fatto vedere buone cose, 159 punti sino adesso, seguita bene da Liliana Miccio con 146, Giulia Rulli. Nelle file del Ferrara anche Marta Savelli, conosciuta nella media della Carispezia quando giocava a Vigarano con l'attuale assistant coach della Carispezia Elena Basso, che regalarono brutte sorprese quando ci fu in palio la promozione dalla B d'eccellenza alla A2 e furono dolori. Savelli, che nonostante la sua età non più giovanissima, 82, una delle più anziane del campionato, è sempre una giocatrice di esperienza. Ferrara forse rispetto alla Carispezia ha un po' più l'esperienza, già l'anno scorso si era qualificata alle Final Four di Coppa Italia e è una squadra già più rodata rispetto alla Carispezia, che è diciamo un mix tutto nuovo messo insieme quest'anno, che però sta facendo vedere buone cose. Come diceva poco fa Antonio, il quintetto della Carispezia è composto da Corradino, che era in dubbio sino all'ultimo e invece l'abbiamo addirittura in quintetto, insieme a Laura Reane con il 23, con il 10 Costa, con il 14 Linguaglossa e con il 6 con l'8, scusate, Laoma Reche. Per Ferrara abbiamo in campo con l'8 Rulli, con il 10 Innocenti, con il 10 Rosset, con il 12 Miccio e con il 17 Bona. Quindi coach Stibiel decide di mettere in campo tutto il quintetto che diciamo anche più punti in mano. Si partirà con la palla a due, saltano Linguaglossa e Giulia Rulli. Guardiamo, è partita la 13ª giornata di campionato con la palla subito in mano della Carispezia con Valentina Costa in palleggio per Corradino. Prova a cercare Reche, fa girare la palla a Carispezia, prova a trovare Linguaglossa sotto Reani, passaggio troppo lungo, palla che termina fuori, va nelle mani del Ferrara.
Sì, passaggio lungo, non è riuscita a controllare Reani, dunque Ferrara gestirà il primo possesso della sua partita. Ora vediamo in cabina regia varcare in questo momento la metà campo il play Innocenti, viene fischiato un fallo a Valentina Costa che è il primo personale. Si riprenderà dunque con una rimessa per Ferrara. Si sfruttano i blocchi, ecco in uscita ancora Innocenti da penetrazione, chiude il palleggio, si va allora in angolo, la penetrazione e lo scarico poi per la conclusione, l'errore però c'è il rimbalzo per Rec, subito Costa è dall'altra parte, si gioca l'uno contro uno, si butta dentro, riesce Rec, circolazione di palla perimetrale per la Carispezia, Corradino, c'è spazio, prova la tripla ed entra, primi tre punti, il primo canestro della partita è di Margherita Corradino. Sì, però subito in avanti con l'offensiva, parte in avanti la palla Innocenti, marcata stretta Valentina Costa, servita ora Rosset in palleggio, marcata stretta Corradino, trova lo spazio per tirare e far gonfiare la retina, 3-2 il punteggio con il secondo punto, il primo la Bonfiglioli Ferrara, in avanti la Carispezia. Lingua glossa, prova a trovare Valentina Costa, il palleggio, vorrebbe trovare una giocatrice sotto, si fa vedere Reani, marcata stretta, serve Reche che appoggia il tabellone, segna, strappa gli applausi del palazzetto di Montepertico sul punteggio ora 5-2 con Reche che è andata a segno, pronta l'offensiva del Ferrara che va in avanti con... Rosset, prende il ferro Rosset, a rimbalzo c'è Giulia Rulli che ridà la palla per una nuova azione offensiva delle ragazze in maglia rossa, il tiro con il canestro di Giulia Rulli e punteggio sul 5-4. Antonio, sarà una partita tutta da vivere, emozionante, io la vedo dura di trovare un break scavato da una delle due squadre. Sì, sarà molto difficile perché sono anche due ottime difese, tanto lingua grossa in penetrazione, tiro forzato, c'è l'errore per lei, Ferrara già in transizione con Innocenti, c'è il dai e vai con una compagna, prova a buttarsi dentro, lo scarico fuori per Rosset che sfrutta un blocco, c'è il fallo di Corradino, lancia il pallone in aria, c'è il fallo fischiato alla play di Spezia. Vediamo se si riprenderà con semplice rimessa, 14 secondi sul cronometro, rimessa per Ferrara, l'uscita dei blocchi per il Rosset che restituisce il pallone alla compagna, la penetrazione, lo scarico fuori per Bona, l'errore però c'è il rimbalzo colto da Corradino, parte la transizione della Carispezia, chiama lo schema. Arriva un blocco di Reche e poi decide di andare dentro. Lo scarico fuori per Reani. Si gioca l'uno contro uno. Trova in punta Costa. 7 secondi per 5 secondi per tirare Reche. Costretta a forzare da 3. Solo ferro. Rimbalzo Ferrara. Rimbalzo di Rulli che rimanda in avanti l'offensiva del Ferrara. Il tiro da 3 punti di Ferrara non va. Lottano a rimbalzo. Rosset e Bona, palla che però termina fuori, ultimo tocco delle giocatrici del Ferrara, quindi rimessa in fase difensiva per la Carispezia che ha rimesso ora con Corradino che ha affidato la palla nelle mani di Valentina Costa che va in avanti, serve sotto Laura Reani che ha lo spazio per il canestro del 7-4. Buona questa azione offensiva con Costa che è partita subito accelerando i ritmi. Intanto sull'altro fronte Ferrara è pronta a replicare con Rulli che prova il tiro. Tiro che non va, rimbalza per Laumarek. Palla affidata nelle mani di Valentina Costa che è già in azione offensiva, però non c'è nessuna compagna pronta a ricevere. Si fa vedere ora la Rec, viene servita, marcata stretta. Si duettano Rec e Costa. Prova a rubare la palla Ferrara. Corradino, 8 secondi per andare al tiro. Reani, serve Rec che si gira, prende il ferro Rec, rimbalzo per Rosset che va in avanti con il Ferrara, difesa già schierata della Carispezia, Rosset fa tutto, trova sola e libera Liliana Miccio, tiro che gira intorno al ferro ed esce, palla ancora nelle mani di Ferrara, il tiro sbagliato di Rosset arriva troppo tardi
Serena Bona, palla fuori, quindi sarà rimessa per la Carispezia. Federico, una partita che è partita subito con ritmi molto alti. Ritmi molto alti, le due squadre stanno legittimando assolutamente il loro primo posto in classifica. È una partita che farà vedere sicuramente delle belle cose. Intanto in avanti la Carispezia, Costa per Racket, prende il ferro, a rimbalzo c'è Rulli, in avanti già il Ferrara, Rulli trova una compagna, adesso l'azione offensiva sempre del Ferrara, il tiro di Rulli, esce il tiro, rimbalzo però c'è sempre Ferrara, fallo commesso probabilmente da Lauma Reche. No, scusate, Corradino che al suo secondo fallo viene subito chiamata in panchina, al suo posto Marta Granzotto. Coach Corsolini, Antonio decide di mandare in campo un po' più di esperienza. Sì, chiaramente può partire all'inizio l'impatto con la partita la giovane Corradino, intanto a segno Rossetta col primo libero. Una Carispezia che esprime solitamente il suo meglio nei primi secondi dell'azione. 2-2 intanto per Rossette, Ferrara che si riporta a un punto. Subito Costa per Granzotto, ancora Costa all'indietro, arriva il blocco di Lingua Glossa, in punta esita, ottima la finta di tiro da parte di Recche che va a subire fallo per due liberi. Andrà in lunetta dunque la Lettone, fallo commesso dal numero 17 Serena Bona, e dunque due liberi per l'Aumarecche. A segno col primo, quando mancano 5 minuti esatti al termine del primo quarto. Recche fa 2-2, dunque il punteggio è sul 9-6, ancora più 3, si va avanti con questo elastico nel punteggio tra le due squadre. Con ora Innocenti per Ferrara che imbastisce l'azione offensiva, si va da Rossetta, la penetrazione, l'ottimo arresto, tiro, gran canestro di classe, anzi era Miccio, scusate. Subito però la Carispezia dall'altra parte con Costa, il crossover, la penetrazione, l'appoggio però non è vincente, allora Ferrara con Innocenti, transizione velocissima, si va in penetrazione da sotto, il canestro, l'errore però per Ferrara, rimbalzo di Recche, Costa, fase della partita intensissima e rapida, Lingua Glossa si gioca l'uno contro uno, step back, l'errore però, rimbalzo è ancora per Ferrara. Avanti Ferrara che ha preso il rimbalzo con Rosset che tiene il pallone, Granzato però rubagli palla, però palla che rimane nelle mani della giocatrice di Ferrara. Fa girare la palla in Ferrara, un tentennamento di Rulli, permette a Reali di recuperare palla, palla ora che va nelle mani di Valentina Costa che va in avanti, ha lo spazio per tirare, non c'è nessuna giocatrice, sbaglia il tiro, però subisce il fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi a disposizione, il fallo di Giulia Rulli, primo fallo personale, doppio cambio per Ferrara, entra con il numero 4 Alice Nori e con il numero 5 Chiara Rossi, cambio anche per la Carispezia, si è andata a sedere Laura Reani, al suo posto è entrata Eugenio Caldaro. Buono intanto il primo tiro libero di Valentina Costa, ancora un tiro libero per lei, 2-2 per Valentina Costa, 11-8 il punteggio, come diceva Antonio, un punteggio che è elastico con tre lunghezze che rimangono quasi sempre costanti. Intanto in avanti Ferrara con Miccio, il tiro che non va di Nori, rimbalzo di Marta Granzotto che porta in avanti la Carispezia, Granzotto si butta dentro, poi serve Caldaro che ha lo spazio per tirare, a rimbalzo Laumarecche, lotta in mezzo alla difesa ferrarese e mette a segno il 13° punto della Carispezia. Intanto il Ferrara con Rossi prova ad andare in avanti, Rosset, il palleggio, contatto con Granzotto che cade a terra, però si continua a giocare, il tiro di Nori che prende il ferro, non va, rimbalzo alla meglio Recche che riesce a servire Valentina Costa, si va in avanti, ritmi altissimi della partita, Granzotto per Costa,
tiene palla, vorrebbe cercare di trovare una compagna, gli porta il blocco Laumare che ha lo spazio per buttarsi dentro, poi serve lingua grossa fuori, sotto per Valentina Costa, 7 secondi per andare al tiro e canestro valido di Costa, time out obbligato per coach Stibiel visto il meno 7. Eh sì, è il primo break della partita, lo costruisce la Carispezia che si trova sopra di 7 punti, 15-8. Come dicevamo, timeout obbligatorio per coach Stibiel. La Carispezia dunque che prova a scappare e sta trovando continuità in attacco. È comunque un Ferrara che sta giocando un'ottima partita, grande intensità difensiva da entrambe le parti. Vedremo sicuramente una partita combattuta. Mancano intanto 2 minuti e 37 sul cronometro alla fine del primo quarto. Intanto vediamo coach Corsolini dare indicazioni alle proprie giocatrici. Una partita dunque che è arrivata dopo questo break. Vedremo come uscirà dal timeout Ferrara, perché se la Carispezia sicuramente tenterà ulteriormente di scappare o se Ferrara riuscirà a rimanere attaccata al match. Si riprenderà con una rimessa in favore della PFF Group con le emiliane che entrano in questo momento in campo. I due coach hanno dato le ultime direttive. Si riprenderà dunque con una rimessa per Ferrara. Nori riceve il pallone dall'arbitro e lo consegna a Rossi che costruirà l'azione di Ferrara. Subito in pressione su di lei Valentina Costa, trova poi Savelli che subisce fallo e andrà in lunetta per due liberi. Sì, abbiamo visto c'è molto esperta, è andata subito a cercare il contatto e prendersi questo fallo che manda in lunetta così il Ferrara, che ha possibilità di portare sul meno 5 le lunghezze di divario. Buono il primo tiro libero di Savelli, ne avrà ancora uno a disposizione e ecco qua il 2 su 2 di Savelli. Stibiel prova a incitare le sue ragazze. La partita è ancora lunga, manca 2:14 al termine della prima frazione di gioco. Intanto la Carispezia con Reche, servita da Valentina Costa, trova il canestro. Federico, molto bello questo asse di inizio gara tra Costa e Reche. Sì, ma d'altronde sono tutte cose provate con scrupolo nell'allenamento, per cui le ragazze stanno facendo quello che gli chiede sempre con insistenza il coach. Intanto dall'altro fronte il canestro di Macarena Rosset. Intanto in avanti Costa prende il tabellone, tiro che non va, rimbalzo per la difesa di Ferrara che prova a innescare subito l'azione offensiva con Savelli. Il tiro di Savelli prende corto, il rimbalzo di Laumareche che va in avanti con lingua glossa. Il palleggio trova sotto Reche per Caldaro, palla rubata dalla difesa di Ferrara che arriva in avanti con Chiara Rossi. Il palleggio di Rossi per Savelli, prova, se la sente il tiro da tre che prende, si spegne sul ferro, arriva rimbalzo lingua glossa che preferisce attendere un attimino anziché innescare l'azione offensiva. Il palleggio di Valentina Costa che chiama la calma, vorrebbe trovare una giocatrice sotto canestro, non trova nessuno, li porta ora al blocco Laumarec, serve lingua glossa, prova il tiro da tre lingua glossa, tiro che non va e prende il ferro, rimbalzo di Marta Granzotto, cambia tutto per Reca, ha lo spazio per il tiro da tre a segno, Rulli arriva troppo tardi, c'era lo spazio per tirare, se l'è sentita e l'ha messa dentro. Massimo vantaggio per la Carispezia sul 20-12, la Umarek che sta giocando davvero una grandissima partita nei suoi standard. Intanto esce Valentina Costa, nella Carispezia entra Alesiani, c'è stato anche un cambio in Ferrara. Davvero una Reche straordinaria che sta giocando un primo quarto eccezionale, sfruttando
anche il gioco sotto canestro, la specialità di assegno con una tripla. Qui c'è la presentazione, la palla persa di Ferrara subito Alesiani, lancia il contropiede, esita, non trova compagni liberi, viene raddoppiata, riesce a trovare però Lingua Glossa ancora in angolo Alesiani, attaccata da Savelli. Poi Rec, finta penetrazione, c'è un contatto, la rimessa è per la Carispezia. Punteggio ancora sul 20-12, c'è un richiamo per coach Corsolini da parte dell'arbitro. Ha detto di non entrare in campo e rimanere nella propria area tecnica. Si riprenderà dunque con una rimessa appunto per Spezia con Lingua Glossa, che riceve in questo momento il pallone dall'arbitro. Si apre Granzotto che penetra, palleggia, arresto, tiro, canestro di grande fattura per Marta Granzotti. Ancora massimo vantaggio, più 10. Più 10, primo vantaggio significativo per la Carispezia. In avanti intanto la replica, canestro e fallo per Alice Nori, che subisce il fallo della difesa della Carispezia. Il fallo della numero 11, Marta Granzotto, suo primo fallo personale. Nori adesso avrà la possibilità di capitalizzare questa azione offensiva mettendo a segno anche il tiro libero aggiuntivo. Tanto coach Corsolini rimanda sul cubo del cambio Valentina Costa, che rientra in campo. È stata chiamata un attimino a rifiattare Costa, che sarà una delle giocatrici fondamentali. C'è il vantaggio, si può gestire le giocatrici, Corsolini fa così, infatti chiama a sedere momentaneamente, a far rifiatare Lauma Rec. Intanto palla subito nelle mani di Valentina Costa, dinamica, prova sullo scadere il tiro che non va, si termina sul 22-15 la prima frazione di gioco. Una gran bella partita. Sì, una gran bella partita, vale come si vuol dire il costo del biglietto. Noi chiaramente speriamo che poi l'epilogo sia a favore della Carispezia come in questo momento. Comunque due grandissime squadre. Sì, una bella partita che vede in avanti la, la Carispezia. Abbiamo anche sempre Lorenzo Montanari della nuova Ferrara. Una partita che è partita intensa sin dai primi minuti, con Savelli che quando è entrata ha provato a dare la sua esperienza, però è una partita tutta aperta nonostante il divario che è ancora minimo. Sì, divario minimo, sicuramente la Spezia è partita meglio della PFF Group. Recche soprattutto con 11 punti ha trascinato le compagne. Dall'altra parte ci sta provando Rossette, come dicevi tu giustamente Savelli, qualcosa in più e meglio ha fatto rispetto tale compagne, e anche Nori con quell'azione da tre punti finali sicuramente ha dato un impatto importante. Gara sicuramente tutta da giocare, però sicuramente primo quarto appannaggio della Spezia. Sì, alla fine la spunterà chi riuscirà ad avere una maggiore lucidità per tutti i 40 minuti, che è importante. Certo, alla fine anche i dettagli faranno la differenza, ecco, questo è un po' il leitmotiv di questa partita, ecco, chi sbaglierà meno nei momenti caldi della partita sicuramente avrà la meglio. 40 secondi prima del rientro sul parquet delle formazioni, intanto i punteggi alla fine della prima frazione. Allora, top scorer Lauma Rec con 11 punti, già in doppia cifra la giocatrice lettone della Carispezia, in linea con le statistiche. In 9 minuti, dunque davvero una grandissima prestazione per Ferrara. Top scorer Macarena Rosset con 6 punti in 10 minuti di impiego, non è mai uscita nel primo quarto. Vediamo anche le percentuali al tiro, col 40% nelle triple per la Carispezia, 2 su 5, mentre invece c'è lo 0 su 3 nel tiro dal perimetro per Ferrara. Le squadre stanno rientrando in campo, suona adesso la sirena della pausa e dunque si riprenderà con il possesso per Ferrara. Intanto vediamo davvero un pubblico gremitissimo, un palasport davvero gremito e pieno in tutti i settori. Si riprenderà dunque con Ferrara in campo con Rossi a portare palla, va a servire Rulli, c'è movimento in post, ma ancora c'è Ferrara che costruisce l'azione con Rosset. Forza il tiro, il ferro lo sputa fuori, Carispezia che riavvia l'azione con Alesiani, decide di ragionare, chiama lo schema, si va da Granzotto, esce dai blocchi Lauma Rec, che c'è però un malinteso con
Laura Reani, e dunque c'è la palla persa della Carispezia. Riprende Ferrara, che ha rimandato in campo il play titolare Innocenti, marcato da Granzotto. Si va in angolo da Rosset ancora per sempre Ferrara, che prova ma non riesce a trovare spazi per l'ottima difesa. Pallone sporcato e poi recuperato dalla Carispezia con Granzotto, che avvia la transizione. C'è in angolo Glingo Glossa, si gioca il mismatch favorevole, gioca col tabellone che però c'è l'errore, sfrutta un rimbalzo, un placcaggio quasi in stile rugbistico, e c'è poi palla a due fischiata, e per la regola del possesso alternato il pallone rimane alla Carispezia con 12 secondi sul cronometro di tiro. Alla rimessa va Granzotto, ovviamente sotto canestro si va dunque da Recche, allora Alesiani, la sfrutta il blocco di Recche, si arresta per Reani, scarico fuori per Granzotto da fuori, l'errore di Granzotto, il rimbalzo di Ferrara con Rossi che riesce a mantenere il possesso del pallone, si va in post con Ferrara, Rosset va dentro, c'è il contatto, c'è il fallo e anche il canestro. Due punti e possibile gioco da tre per Ferrara, che si porta a quota 17. Sì, adesso andrà in lunetta con un tiro libero aggiuntivo Macarena Rosset, come abbiamo visto una delle giocatrici più incisive della PFF Group. Intanto Coach Corsolini manda a sedere Lingua Glossa e rimanda in campo Valentina Costa. Il tiro libero aggiuntivo di Rosset va a segno, cambio anche per Ferrara, Rosset per Miccio, si ripartirà con la rimessa della Carispezia che ha Marta Granzotto, che consegna la palla nelle mani di Federica Alesiani, che va in palleggio, serve Granzotto. Granzotto cerca una compagna, si fa vedere Laura Reani insistentemente, però arriva sotto Recche, fermata fallosamente da Serena Bona, fallo per lei, dovrebbe essere il secondo fallo personale. Si parte con la rimessa dal fondo campo per Marta Granzotto, rimessa dal fondo per Granzotto che cerca una compagna, marcatura stretta di Ferrara, Reani riceve palla, serve ora Alesiani, il palleggio di Alesiani allo spazio per il tiro, tiro che prende il ferro, ci prova ad arrivare Laura Reani, ultimo tocco della giocatrice di Ferrara, di Lucia Missanelli, il suo l'ultimo tocco, cambio ancora per la PFF Group, rientra Alice Nori che prende il posto di Macarena Rosset. Intanto alla rimessa Marta Granzotto, Granzotto cerca una compagna, trova Reani libera, Alesiani il palleggio, vorrebbe trovare sotto Laura Reani, però arriva prima di tutti Sara Innocenti che anticipa. 9 secondi per andare al tiro per la Carispezia con Marta Granzotto, che serve Re, che lotta con Bona, forse a questo giro Antonio l'ultimo tocco era della Carispezia, ma a mio avviso invece era già fuori quando ha toccato Granzotto, il pallone aveva già toccato, dunque la rimessa è andata per la Carispezia, segnata dall'arbitro che comunque ha 4 secondi per andare al tiro, ultimo pallone ancora sporcato, 2 secondi sul cronometro, sta difendendo in maniera molto arcigna Ferrara, chiudendo ogni possibile linea di passaggio alle giocatrici spezzine e sporcando ogni pallone, 2 secondi, si deve uscire da blocchi, Reani forza il tiro che però non tocca neanche il ferro, scadono i 24 secondi e dunque il possesso sarà per Ferrara con Innocenti a ricevere il pallone, pressione a tutto campo della Carispezia con Valentina Costa rientrata sul parquet. Ora c'è il possesso di Rulli, azione fermata, esce bene dai blocchi Missanelli che apre per Miccio, c'è la penetrazione, chiusa bene la difesa, gran canestro però da parte di Rulli, forzato sopra Reani che ha contestato bene il tiro e si riporta sotto di due Ferrara.
Sì, break di 7-0 in questo avvio di seconda frazione per la PFF Group, con la Carispezza che non riesce a trovare la via del canestro. È già 3 minuti che non segna. Intanto Valentina Costa stoppata da Lucia Missanelli, palla che va nelle mani, rimane nelle mani della Carispezza, che ha 6 secondi per andare al tiro. 22-20 vantaggio della Carispezza, neutralizzato dal Ferrara. Intanto il tiro di Granzotto, dopo quasi 3 minuti di gioco, sblocca il punteggio a favore della Carispezia, che aveva subito un break di 7-0. Carispezia che arriva sul più 4. Intanto in avanti l'offensiva da 3 punti, non va Ferrara, arriva soprattutto Missanelli, palla ancora nelle mani di Ferrara, il tiro di Nori non va, non prende neanche il ferro. Rimbalzo della Carispezza, apre tutto per Granzotto, passaggio lunghissimo, non ci arriva Marta Granzotto, palla che va nelle mani del Ferrara, chiamata a sedere per la Carispezza Lesiani. Al suo posto viene mandata in campo Margherita Corradino. Sì, di nuovo sul parquet Corradino. Aveva provato la Carispezia a costruire un tiro veloce, ma il passaggio è stato errato. Adesso c'è un tiro per Ferrara, l'errore, il rimbalzo è raccolto proprio dalla neoentrata Corradino, che varca la metà campo, chiama lo schema, si muovono le sue compagne, si va dunque da Granzotto, ora Reani in angolo, il movimento buono di Corradino, lo scarico fuori per Granzotto, a spazio per la tripla, l'errore, il rimbalzo però è ancora della Carispezia con Costa, Recche non esita e c'è la tripla, 27 punti per la Carispezia, che ritorna a costruire un buon margine di 7 punti su Ferrara. Ora c'è il Rulli che ferma il pallone, si va invece da Nori, l'uscita dai blocchi, ora in post Ferrara, prova a giocare sotto canestro, il movimento perno, però il tiro sul tabellone esce, Costa velocissima in transizione, Corradino cerca un passaggio difficilissimo, Ferrara salva e mantiene il possesso, davvero un recupero anche spettacolare ma efficace da parte delle emiliane, con Innocenti adesso che prova la tripla, l'errore, rimbalza di Recche. Recche, palla nelle mani della Carispezza, che prova a impostare una nuova azione offensiva dopo aver subito un break di 7-0, ha piazzato il contro break di 5-0. In avanti Carispezza con Reani, allo spazio per tirare, fermata fallosamente da Giulia Rulli, trova il canestro Laura Reani, avrà la possibilità di un tiro libero supplementare. Riguardiamo il possibilità di capitalizzare, riportarci sul più 10, intanto esce Rulli, entra con il numero 11 Rosset, guardiamo il tiro libero aggiuntivo di Laura Reani, il tiro di Reani non va, si spegne sul ferro, rimbalzo per Nori, vantaggio che rimane di 9 lunghezze, andiamo avanti. Il Ferrara, il tiro che va a segno di Liliana Miccio, in avanti Carispezia, chiama lo schema Marta Granzotto, intanto Coccio Corsolini manda sul cubo del cambio Betty Linguaglossa, Recche tiene palla, serve Reani per Corradino, palleggio di Corradino, sa lo spazio per il tiro da tre, tiro che non va, rimbalzo per Ferrara con Miccio che dà la palla nelle mani di Innocenti, che chiama la calma e imposta una nuova azione offensiva. Innocenti, il palleggio, tiene palla per Miccio, allo spazio per il tiro Liliana Miccio, tiro che prende il ferro, rimbalzo per Laumareche, palla nelle mani di Marta Granzotto che va in avanti, si gioca a ritmi altissimi, tiro e appoggia Marta Granzotto, 31esimo punto della Carispezia. Ferrara chiama il time out con coach Stibiel, che chiama le sue 9 i punti di divario tra le due formazioni. Sì, in questo secondo quarto sono salite di tono sia Reani che Granzotto per la Carispezia, e le due hanno costruito questo parziale che ha riportato la Carispezia in vantaggio di 9 punti. Partita davvero ad intensità altissima, le difese veramente molto arcigne che non permettono linee di passaggio pulite,
attacchi che si stanno giocando, però ovviamente le difese in questo momento hanno la meglio. Intanto time out breve per la Cari Spezia, che con coach Corsolini soddisfatto, che ha dato poche direttive alle sue ragazze. Arriva invece in questo momento il fischio degli arbitri. Vedremo se Ferrara riuscirà bene dal time out come aveva fatto nel quarto precedente, che era riuscita a ricucire, dove era riuscita a ricucire il break. Si riprenderà dunque con una rimessa in favore delle emiliane. 4:14 sul cronometro del secondo quarto. La rimessa viene effettuata da Rosset, si va da Innocenti. La marcatura a tutto campo della Cari Spezia con Valentina Costa, arriva anche il raddoppio di Lingua Glossa, però il metacampo viene superata entro gli 8 secondi da Ferrara. Ancora Innocenti, si va in angolo da Rosset, che trova un passaggio sotto canestro, ma c'è però l'errore da parte di Nori. Allora in transizione dall'altra parte per la Cari Spezia c'è già Granzotto, che si butta dentro, il passaggio fuori viene sporcato e poi il pallone recuperato da Ferrara, che è già dall'altra parte con un canestro in coast to coast di Rosset. Esce bene dunque dal time out Ferrara, che si riporta a 7 lunghezze di svantaggio con la Cari Spezia, con Corradino. Costa a spazio, apre per Granzotto, la finta, il scarico fuori per Lingua Glossa, da tre, sola, piedin per terra e tripla. Tripla di Lingua Glossa, più nuova nuovamente per la Cari Spezia, ottimo canestro della Brindisina. Intanto in avanti nuovamente Ferrara, Innocenti, chiama lo schema di gioco, marcata vista da Valentina Costa, gli porta il blocco a Nori per lo spazio per il tiro, la replica di Ferrara con Innocenti che mette la tripla. Tripla di Ferrara, 33-27 il punteggio. Dall'altro fronte Lingua Glossa, il palleggio per Laumare, che tiene la palla, duetta con Reche e Lingua Glossa, spazio per il tiro di Reche, fermata fallosamente da Nori, fallo della numero 4 della PFF Group. Pronta a rientrare in campo Marta Savelli, coach Stibiel decide di mandare in campo l'esperienza della numero 13 ferrarese, che prende il posto di Lucia Missanelli, giovanissima, classe 98. Primo tiro di Reche che va a segno, avrà ancora un tiro libero disponibile la numero 8 in maglia bianconera. 2-2 per la Lettone, che porta a 35 la Cari Spezia, vantaggio che rimane assestato tra le 7 e 10 lunghezze, con Ferrara in avanti che non ci sta. In avanti Nori per Ferrara, scarica fuori per il tiro di Innocenti da 3, questa volta non va, il rimbalzo di Nori, calamelli su Reche, il tiro di Nori, prende il ferro, Reche, Nori, il tap-in di Alice Nori, del segna il meno 6 della PFF Group. In avanti si gioca a ritmi altissimi, Granzotto tiene palla, riporta il blocco Laumareche, prova a buttarsi dentro, le ruba la palla Innocenti, la possibilità di aprire in contropiede, corso Corsolini chiama già intanto il time out, c'è da risistemare la difesa. In avanti Ferrara con Rosset, Rosset prova a fare tutto da solo, trova sotto Nori, marcata stretta la Lingua Glossa, c'è lo spazio del tiro da fuori da tre punti, non ci arriva nessuno, palla che domina a rimbalzo il Ferrara con Savelli, cambia tutto, c'è lo spazio per il tiro da tre punti, tiro che prende il ferro, rimbalzo per Valentina Costa che va in avanti, Corradino tiene palla, Costa per Reche, per Valentina Costa, tiene palla, serve sotto Reche, marcata stretta, si trova a girare, però marcata da stretta, prende il rimbalzo Lingua Glossa che la mette dentro, 37-29, gran bella partita. E coach Corsolini che revoca subito il time out, visto che la squadra, la sua squadra si è sbloccata. Vedremo la reazione di Ferrara che va in angolo da Rosset, la penetrazione, lo scarico fuori per Savelli, la tripla contestata, c'è l'errore, il rimbalzo ora di Granzotto, la transizione della Cari Spezia, sale di Toni e la partita, qualità altissima, Granzotto palleggio, arresto e tiro, l'errore, il rimbalzo, ma viene fischiato un fallo a Reche invece di semplice rimessa. Il fallo dunque per Laumareche, è solo il secondo fallo di squadra, timeout che viene chiamato in questo momento.
situazione di falli è dunque 2 di squadra per la Carispezia, 3 per Ferrara. Mancano 47 secondi e 5 decimi alla fine del secondo quarto. Il punteggio vede le locali in vantaggio di 8 lunghezze su Ferrara per 37-29. Ora vediamo i due coach dare le ultime direttive per questa volata prima dell'intervallo lungo. Vedremo dunque con che punteggio si arriverà all'intervallo. Comunque una partita davvero bellissima, l'eccellenza di questa categoria si sta confrontando in queste due squadre che stanno esprimendo un ottimo basket, difesa intensa che per ora sta avendo la meglio, ma anche degli attacchi assolutamente di primo livello. Tanto ormai dovrebbe essere finito questo time out, come diceva Antonio, 47 secondi prima del rientro sul parquet. Squadre che rientrano in campo, solito quintetto schierato da coach Corsolini, fa così anche coach Stibiel. Si ripartirà con la rimessa per il Ferrara con Marta Savelli. Savelli serve Innocenti, che deve portare in avanti l'azione. Ora palla nelle mani di Rosset, marcata stretta da Lingua Glossa, supera in questo momento la metà campo Ferrara. Rosset tutto da solo si butta dentro, prova l'appoggio, appoggio che non va, rimbalzo per Laumareche che prende il rimbalzo, Valentina Costa, il palleggio di Costa che porta in avanti la Carispezia. Costa contro Innocenti, si svincola e la mette dentro. Valentina Costa segna il più 10 nuovamente della Carispezia con un buon margine di vantaggio per le bianconere. Intanto Limiccio prova a tirare, tiro che prende il tabellone, rimbalzo di Laumareche, 4 secondi però Savelli ruba la palla allo spazio per il tiro del suono della sirena. Innocenti, tiro che non prende neanche il ferro, si va negli spogliatoi. 39 Carispezia, 29 PFF Group. Non dite che è finita, perché è una partita che regalerà ancora sicuramente tante emozioni. Assolutamente sì, non è finita nel basket. Abbiamo assistito a rimonte con divari ben più ampi, però fino a questo momento una partita davvero incredibile, bellissima, qualità altissima, e sull'ultimo canestro di Valentina Costa davvero bravissima col movimento ad ancorare bene il piede perno e alzare il pallone in aria per i due punti che danno 10 punti di vantaggio per la Carispezia all'intervallo lungo. Si va all'intervallo, a risentirci tra poco.
Ritorniamo in diretta dal palazzetto dello sport di Montipertico per la 13ª giornata di andata del campionato di Serie 2 femminile, che vede di fronte la Cestistica Spezzina e la PFF Group Ferrara, match tra le due capoliste del girone B della Serie A2 femminile. Sono chiuse le prime due frazioni sul punteggio di 39-29 per la Carispezia. Sembra che le due squadre non abbiano risentito assolutamente della pausa natalizia, anzi sembrano tornate con ancora più grinta. Una partita, lo ripetiamo ancora, bellissima e intensa, davvero a livelli altissimi. Ormai siamo veramente prossimi alla sirena che ci porterà nella seconda metà di gara, soltanto 10 secondi nel conto alla rovescia del tabellone, mentre i coach danno le ultime direttive. Ecco che arriva in questo istante la sirena, le squadre sono pronte per rientrare in campo. Vedremo se Ferrara riuscirà ad agganciare, a rimanere agganciata al match e recuperare, o se invece la Carispezia darà la spallata decisiva al match per aggiudicarselo. Vedremo dunque in questi 20 minuti che cosa succederà. Squadre che rientrano in campo per Ferrara con l'11 Rosset, con il 10 Innocenti, con l'8 Rulli, con il 12 Miccio e con il 17 Bona. Per la Carispezia, Lingua Glossa, Costa, Reani, Corradino, Reche e tutto è pronto con la rimessa della Carispezia, scusate, con la rimessa del Ferrara. In avanti il Ferrara con Rosset, palla che termina fuori, ultimo tocco probabilmente della Carispezia. Anche le giocatrici del Ferrara erano convinte così, probabilmente gli arbitri hanno visto diversamente, quindi palla che va nelle mani del Ferrara. Palleggio di Ferrara con Innocenti per Rosset, che prova a buttarsi dentro, marcata stretta da Corradino per Rulli trova lo spazio per il tiro che prende il ferro sullo scadere, rimbalzo per Betty Lingua Glossa, palla nelle mani di Valentina Costa che porta in avanti l'azione offensiva delle Spezzine. Reche ha lo spazio per tirare, preferisce servire Valentina Costa, 10 secondi per andare al tiro. Reche, tiro di Reche che prende il ferro, a rimbalzo c'è Rulli che serve Innocenti, che porta in avanti l'azione offensiva. Miccio, marcata stretta da Lingua Glossa, il Bona si prova a buttare dentro, la stoppata di Laura Reani ed è la prima stoppata per la Carispezia. Rimangono 13 secondi sul cronometro per Ferrara, grande giocata difensiva di Reani che ha alzato un muro, non ha permesso alla giocatrice di Ferrara di effettuare la conclusione. C'è però ancora Ferrara in possesso, si va da Rulli, si gioca l'uno contro uno con Reani che difende bene, movimento del piede perno, si gioca il dive con una compagna, tiro cadendo all'indietro, fuori equilibrio, errato, subito si va dall'altra parte con Costa, vediamo un coach Corsolini che urla e dà le direttive alle sue giocatrici. Ancora Costa, rallenta l'azione, c'è il blocco di Reche, pallone dentro in post, lo scarico per Reani che può provare la conclusione, a spazio c'è l'errore, il rimbalzo però dopo un tocco viene raccolto ancora dalla Carispezia con Reche che ha lo spazio per la tripla, altro errore, stavolta il rimbalzo è per la Carispezia, però c'è il recupero da parte della squadra emiliana. Palla che va nelle mani della squadra emiliana che avrà la rimessa in difesa. Innocenti per Rosset che dovrà superare in questo la metà campo, marcata stretta da Corradino, Carispezia che fa pressione a tutto campo, Rosset per Rulli, lo spazio per il tiro che entra ed esce, rimbalzo per la Carispezia che va in avanti con Valentina Costa prova a buttarsi dentro, Costa subisce il fallo di Innocenti, avrà due tiri liberi a sua disposizione, la numero 10 in maglia bianconera per Innocenti è il primo fallo personale
due tiri liberi per Valentina Costa, che potrebbero essere anche i primi due punti di questa terza frazione di gioco. Valentina Costa, primo tiro che non va, ne avrà ancora uno a disposizione. Costa, che è la più anziana del gruppo, classe 1984, 1 su 2 per Valentina Costa, 40-29, più 11 per la Cari Spezia, massimo vantaggio di sempre, ma Ferrara è già pronta con una nuova azione offensiva. Rosset, marcata stretta da Carradino, il raddoppio di Reche, trova lo spazio per tirare, Bona che realizza e subisce il fallo della numero 14, Betty Lingua Glossa, secondo fallo personale per lei. Serena Bona alla pivot, classe 1989, avrà la possibilità di capitalizzare al massimo questa azione con il tiro libero che va a segno. Buona questa azione offensiva di Bona con il 2 più 1 della giocatrice emiliana. Il tiro da tre di Corradino entra ed esce, a rimbalzo ci arriva Lingua Glossa che tocca la palla, palla che termina fuori, rimessa per Ferrara. Il pubblico e le compagne avevano già esultato, ma il ferro ha sputtato fuori il tiro di Corradino. Si è riavvicinata Ferrara adesso a 8 lunghezze col gioco da 3 punti. Vediamo adesso Innocenti a chiusa da Costa, però recupera comunque il pallone Ferrara nonostante l'intensa difesa della Cari Spezia. C'è poi il tiro e l'errore per Ferrara. Reani recupera il rimbalzo, Costa avvia la transizione offensiva per la Cari Spezia, gioca l'uno contro uno con i Innocenti, le due numero 10, si va da Corradino a spazio Lingua Glossa, può prendersi il tiro però non tocca neanche il ferro, c'è il rimbalzo di Reche che però mette un piede fuori dal campo e il possesso passa a Ferrara. 7 minuti sul cronometro, 40 a 32 ancora il punteggio. Innocenti va in penetrazione, Reani la chiude bene, recupera poi il pallone Lingua Glossa, la transizione è già dall'altra parte, si va da Valentina Costa, ancora Lingua Glossa, la finta, l'arresto, il pallone dentro per Reani che si appoggia al tabellone per 2 punti ed è ancora più 10 per la Cari Spezia. Ancora Ferrara che adesso prova a rispondere con Innocenti, chiude il palleggio, pressione alta da parte di Costa, il ribaltamento di lato per la penetrazione di Rosset che fa a canestro subendo anche fallo, ennesimo gioco da 3 punti, sarà dunque in lunetta Rosset per il libero supplementare. Ed è uno dei tanti giochi da 3 punti che sta concedendo la difesa spezzina, forse non contento di questo coach Corsolini. Vediamo, pronto a entrare sul cubo del cambio Marta Granzotto, esce Margherita Corradino nella Cari Spezia, dentro dunque l'esperienza al cospetto della giovane invece fresca di convocazione nazionale. C'è dunque il tiro libero aggiuntivo per Rosset che va a bersaglio, si riavvicina a Ferrara a meno 7, subito la Cari Spezia che prova a reagire sfidando anche la zona che viene schierata da Ferrara. 11 secondi sul cronometro, continui i ribaltamenti di lato, Rec che sbaglia la tripla, il rimbalzo che viene colto dalle giocatrici di Ferrara che avviene la transizione sotto canestro da sola, il canestro. Time out obbligato della Cari Spezia, esulta il pubblico di Ferrara presente al palazzetto di Monte Pertico. Ferrara è viva e non ci sta e vuole dire la sua. La difesa labile della Cari Spezia punita a ripetizione, c'è da stringere le maglie in difesa. Sì, purtroppo finché giochi contro squadre inferiori nettamente puoi anche concedere di qualche distrazione in più, contro una squadra che ha i tuoi stessi punti di classifica non puoi, per cui ci vuole molta più attenzione. Molta più attenzione che è chiamata anche da coach Corsolini, che chiede di correre di più alle sue atlete, molto arrabbiato in questo istante con Reani. Antonio, troppi contropiedi sta subendo. Sì, troppe palle perse. Se diamo un dato statistico che si riferisce al
ai primi due quarti la Cari Spezia ha perso 7 palloni in confronti di solo 4 recuperati, mentre Ferrara ne ha recuperati 6 e persi 3. Dunque una maggiore efficienza offensiva per Ferrara, mentre invece la Cari Spezia deve cercare di perdere meno palloni se vuole mantenere questo gap di vantaggio su Ferrara. Si è uscito dunque dal time out con Valentina Costa, ma subito l'altissima pressione di Ferrara. Granzotto, c'è spazio, davvero un'intensità difensiva alzata per Ferrara, che già d'altra parte c'è un pallone sporcato. Ferrara ancora Rosset, la stoppata di Granzotto che recupera il pallone, giocata straordinaria, viene chiamato fallo. Da cosa dall'altra parte c'è Reani che va, perde punti. Reani esplode, palazzetto di Montepertico, sembra essere il canestro che scaccia il momento, no, delle spezzine che stavano subendo il forcing e il contropiede del Ferrara. Fallo antisportivo tutta la vita di Laumareche, che prende nettamente il braccio della giocatrice ferrarese che stava tirando. Cambio intanto, esce Innocenti per Ferrara ed entra Chiara Rossi con il numero 5, gli ha portato via letteralmente il braccio Reche a Giulia Rulli, che ora avrà due tiri liberi a sua disposizione. Primo tiro libero buono per la numero 8, classe 1991 del Ferrara. Ne avrà ancora un tiro libero ancora a disposizione, 1-2 con il possesso che rimane nelle mani del Ferrara in virtù del fallo antisportivo di Laumareche. Ferrara che rimette in questo momento con Rossi il palleggio, marcata stretta da Valentina Costa, c'è il contatto tra le due giocatrici ma si continua a giocare, si butta dentro, buona marcata stretta da Rec, tiro che prende il tabellone, si pasticciano tra di loro Lingua Glossa e Rec che cade a terra, palla nelle mani della Cari Spezia con Valentina Costa che deve impostare questa nuova azione di gioco offensiva, chiama il blocco di Laumareche, blocco che arriva, 7 secondi per andare al tiro, Lingua Glossa ha lo spazio per il tiro da 3 punti, tiro che non prende neanche il ferro, ultimo tocco della giocatrice ferrarese, solo 3 secondi per andare al tiro per la Cari Spezia che rimetterà ora con Lingua Glossa, deve cercare una soluzione veloce e concreta. Lingua Glossa per Reani, si gira, riceve palla, ruba la palla il Ferrara che va in avanti con Rosset prova a buttarsi dentro, serve fuori Rossi per Miccio il palleggio per per Rosset che subisce il fallo di Betty Lingua Glossa. Intanto coach Stibial chiama Rossi per dare dei chiarimenti. Il fallo invece non era di Lingua Glossa, era di Reani che commette il suo primo fallo sul cubo del cambio per la Cari Spezia. Alesiani che prende il posto di Betty Lingua Glossa che deve rifiatare, pronta a rimandare in campo per Ferrara, rientra Alice Nori per Serena Bona, cambio anche per Ferrara. Due tiri liberi ora per Macarena Rosset che avrà la possibilità di portare sul meno 4 il vantaggio del PFF Group. Primo tiro che non va a segno, ancora un tiro libero per la giocatrice ferrarese che mette a segno il 39esimo. Cari Spezia che è già in bonus con 4 falli di squadra, intanto l'ennesima palla persa dalla formazione locale, questa volta con Alesiani che con un ribaltamento di lato non è riuscita a trovare Granzotto che si era liberata. Allora Ferrara ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla Cari Spezia con adesso sul Nori, si va in post, lo scarico ancora Nori, la penetrazione, Rec chiude bene il pallone sporcato da Granzotto, c'è la penetrazione, mancano 4 secondi, tiro forzato da Rosset, l'errore c'è per ancora, il rimbalzo di Ferrara
che ricostruisce l'azione, chiama lo schema corna Rossi, che va in penetrazione, che gran canestro, palleggio, arresto e tiro, e si avvicina a tre punti, a solo tre a lunghezza Ferrara. Con vediamo adesso la carispezza della zona, schierata da Ferrara, si va sul lato destro da Granzotto, esce Alesiani, 10 secondi ancora per l'azione della squadra di casa. Il movimento sul perno, c'è il tiro, c'è anche il contatto e il fallo fischiato. Dunque andrà in lunetta la play della squadra locale con due liberi. Fallo fischiato a il fallo fischiato era di Nori, adesso in lunetta Alesiani, due tiri liberi. Intanto coach Stibiel manda in campo l'esperienza di Marta Savelli. Ferrara sul meno 3, partita riaperta. Buono il primo tiro libero di Alesiani. Partita molto tattica, con viene detto la Calispezia già in bonus, solo due falli per la invece per Ferrara. 46-41, 5 le lunghezze di vantaggio della Calispezia sulla PFF Group. Partita aperta, si gioca a ritmi altissimi. Palla recuperata dalla difesa della Calispezia, che va in avanti con Alesiani per Valentina Costa. Valentina Costa, difesa chiusa e schierata del Ferrara. Costa prova a fare tutto da solo, trova lo spazio per il tirare, però prende il fallo della difesa ferrarese, fallo della numero 11 Macarena Rosset. Cambio ancora per coach Corsolini, chiama a rifiatare Reani al suo posto con il numero 18. Entra in campo Eugenia Caldaro. In lunetta Valentina Costa, due tiri liberi, terzo fallo di squadra per il Ferrara in questa frazione. Buono il primo tiro libero di Valentina Costa, ancora un tiro libero per la numero 10 in maglia bianconera. 2 su 2 per Valentina Costa, 48-41 il vantaggio della Calispezia, 7 lunghezze di vantaggio, però Ferrara non ci sta, già in avanti con Rossi per Nori, scusate, per Rulli, però c'è un fallo fischiato a Eugenia Caldaro, fallo ingenuo che forse non doveva essere commesso, perché manda Rulli in lunetta con due tiri liberi a disposizione quando il cronometro marca 2.46 alla fine della terza frazione di gioco. Buono il primo di Rulli. Calispezia che era in bonus già da qualche minuto, dunque un fallo sicuramente sanguinoso, 2 su 2 per Rulli, che Ferrara che si riporta a meno 5, richiamata ancora la zona, Valentina Costa, vedremo se con la sua esperienza, una finta zona perché c'è la pressione a tutto campo, Alesiani a spazio, si va da imposta da Reche, stoppata all'ultimo tocco, però non è il suo, il pallone viene sporcato. Rimangono dunque 13 secondi per la Calispezia per costruire un'azione offensiva dalla rimessa dal fondo, con intanto anche il pubblico si fa sentire, vuole sostenere la squadra di casa. Il Recche riceve, attaccata, ma riesce comunque a servire Costa. 8 secondi, la penetrazione di Costa, lo scarico per Caldaro, stoppata, c'è il rimbalzo di Recche, 3 secondi e in un qualche modo appoggia il tabellone e segna due punti importanti che ridanno vita alla Calispezia, che si porta a quota 50 contro le 43 lunghezze di Ferrara, che adesso imbastisce con Rosset l'azione offensiva. C'è però la giocatrice che rimane a terra, gli arbitri fischiano, c'è stato un contatto all'altezza del gomito, vediamo una giocatrice che rimane a terra. Sì, dovrebbe essere a terra Rulli, che dovrebbe aver subito una gomitata durante un'azione di gioco, una gomitata al basso ventre. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, gli dovrebbe essere solo mancato il fiato. Sì, il fallo era Giulia Rulli, così a terra, che esce tra gli applausi del pubblico del palazzetto di Montepertico. Rulli, giocatrice fondamentale sino adesso per coach Stibiel, tanto doppio cambio, esce anche Rosset per la PFF Group, al loro posto Lucia Missanelli e
e Sara Innocent. Cambio anche per la Carispezza, fiato per Valentina Costa, dentro nuovamente Betty Lingua Glossa. Si riparte con la rimessa in fase offensiva per il Ferrara, che va alla rimessa con Marta Savelli. Savelli per Missanelli, tiene palla Ferrara, in avanti Rossi, fa girare palla, vorrebbe trovare una compagna sotto canestro Nori, però si gioca fuori dall'arco del tiro da tre punti, tiro che non va del Ferrara, rimbalzo della Carispezza con Alesiani, innesca il contropiede, Granzotto tiene palla, il palleggio per Alesiani, si fanno vedere sotto le giocatrici, però preferisce fare tutto da solo, si butta dentro Alesiani, tiro che si spegne su Nori con la difesa di Ferrara che recupera palla, in avanti Ferrara, Savelli avrebbe lo spazio per tirare, preferisce il palleggio e servire fuori Missanelli per il tiro corto di Miccio, tiro che termina fuori, rimbalzo per rimessa per la difesa della Carispezia quando manca 1:27 alla fine della terza frazione di gioco. Federica Alesiani porta in avanti l'azione della Carispezia al compito di fare rifiatare Valentina Costa, chiamata a sedere poco fa e sostituita da Betty Lingua Glossa. Intanto Coach Corsolini rimanda sul cubo del cambio Laura Reani, vuole aumentare l'intensità sotto canestro, prende palla Caldaro sul tiro che non va, poi c'è si lotta a due Nori, Lingua Glossa, palla a due, e questo è un po' questa azione è stata un po' l'andamento della partita, due squadre che non mollano e si lotta su ogni pallone, è proprio così, un'intensità altissima, non vogliono lasciare nulla al caso, tentano di recuperare ogni pallone, le difese sono davvero intense. Si riprende con Alesiani che cede il pallone a Reani, non riesce a trovare la compagna, ci riesce però in questo momento, 8 secondi, uno contro uno, sfrutta il blocco di Reani, ancora Alesiani però col pallone, 3 secondi, deve forzare Granzotto, caccia il pallone per aria che non tocca il ferro, recupera il possesso Ferrara che avvia la transizione offensiva con ora Rossi, lo chiude su di lei Granzotto, sfrutta il blocco, si trova accoppiata con Lingua Glossa, si gioca l'uno contro uno, la penetrazione, palleggio, arresto e tiro, errore, il rimbalzo di Reani, parte subito Alesiani, velocissima in transizione, in tre su di lei, riesce a servire Granzotto, rallenta il ritmo, c'è spazio per Lingua Glossa che esita, finta, c'è un contatto sul pallone, 14 secondi sul cronometro di tiro e ancora rimessa per la Carispezia. Mancano però 26 secondi e 2 decimi sul cronometro invece del terzo quarto, dunque ultimi attimi di questo parziale. La rimessa è di Lingua Glossa che cerca una compagna libera, riesce in un qualche modo a trovare Alesiani che si butta dentro, gioca uno contro uno con Savelli che la chiude, c'è il recupero di Ferrara, ancora Rossi a costruire l'attacco ferrarese, rallenta il ritmo, vuole chiudere con un possesso Ferrara, c'è l'uno contro uno, arriva il blocco, si ritrova accoppiata con Alesiani, adesso c'è Savelli, penetrazione al raddoppio, ottimo per c'è una palla, strappa il pallone Caldaro, grande recupero su Nori, ultimo secondo e 5 decimi per un tiro veloce per Ferrara, per vedere di accorciare il divario di 7 lunghezze dalla Carispezia. La rimessa viene effettuata da Missanelli, vediamo la difesa, prova a uscire dai blocchi Savelli, riesce, forza, va dentro, il tiro però viene oltre il suono della sirena e dunque alla fine del terzo quarto 50 Carispezia, 43 Ferrara. Sì Federico, una partita bellissima e sempre intensa. Sì, proprio sul filo del rasoio, sicuramente anche l'aspetto emotivo conta molto, le squadre difendono in maniera molto aggressiva per cui diventa più difficile fare canestro. Vediamo quest'ultimo quarto cosa ci riserverà. E allora dunque siamo qua in attesa delle statistiche, una partita davvero intensa, bellissima, non si dà davvero nulla per scontato e anche al pubblico davvero un colpo d'occhio visibilmente ottimo per rispetto alle precedenti apparizioni qui a Montepertico. Sono arrivate in questo momento le statistiche per la Carispezia, 18 punti per Recche, top scorer della sua squadra, mentre invece per Ferrara 15 per Macarena Rosset. Salgono le palle perse però della Carispezia a quota 12, ben 4 per parte per Recche e Granzotto.
mentre sono solo 6 quelle perse da Ferrara, mentre 11 le recuperate dalla squadra emiliana. Manca ancora un minuto alla ripresa delle alla ripresa di questa partita, e dunque una partita davvero che si sta rispettando le attese, ricordando che si giocano stanno giocando le prime due in classifica a pari merito, dunque il livello alto è assolutamente assicurato. È arrivata intanto la sirena che sancisce gli ultimi secondi di pausa. Coach Corsolini, ma anche coach Stibiel hanno terminato di dare le indicazioni alle proprie giocatrici, che stanno in questo momento scendendo in campo. Ancora 5 secondi, poi si riprenderà a giocare. Squadre che rientrano in campo: quintetto della Carispezza con Reche, Caldaro, Lingua Glossa, Alesiani e Costa per il PFFF Group. Ferrara, Savelli, Rosset, Rossi, Nori, questo è il Bona, questo è il quintetto della formazione ferrarese, che va subito in avanti con Bona, con Savelli, che dovrà dare 10 minuti di intensità e esperienza. Bona si butta dentro, tiro che non prende il ferro, però il suo rimbalzo, Bona, il canestro buono di Serena Bona, meno 5 per Ferrara. Davvero di volontà questo canestro, ha raccolto il rimbalzo del suo stesso tiro, si fa sentire anche il pubblico di casa con gli applausi. Prova il tiro e lo mette a segno Caldaro, si alza la panchina spezzina per esultare e incitare le proprie compagne. Si è alzato il livello di intensità ancora di più rispetto ai precedenti tre quarti, d'altronde siamo nei momenti decisivi. Ferrara ora prova la penetrazione, il passaggio per Nori, che trova un canestro, davvero un ottimo assist da parte della compagna. Sì, sarà un ultimo quarto tutto intenso da vivere al Cardio Palma. 52-47 il punteggio, partita ancora apertissima. Costa, dentro, canestro! Si alza la panchina della Carispezza per esultare. Canestro valido e fallo. Guardiamo se Costa capitalizzerà questa azione offensiva. Lunetta Costa, tiro libero supplementare per lei. Sbaglia. Rimbalzo per Ferrara, che va in avanti con Rosset. Gioca di calma questa azione il Ferrara. Rosset palleggia, prova a buttarsi dentro, marcata stretta. Rosset per Bona, infrazione di Bassi. Rimessa per la Carispezia. Chiama lo schema difensivo coach Stibiel. Palla nelle mani di Carispezza, che va in avanti con Valentina Costa, che è in palleggio per Laumareche. Avrebbe lo spazio per tirare, preferisce buttarsi dentro per servire Eugenia Caldaro. Difesa di Ferrara schierata, che prende il rimbalzo Nori. Il fallo di in attacco di Eugenia Caldaro, palla che rimane nelle mani della difesa di Ferrara. 8:25 al termine del match. Savelli per Rossi, che chiama lo schema difensivo, marcata stretta da Alesiani. Carispezza che continua con la pressione tutto campo. Attacco di Ferrara già schierato. Savelli finta, prova a liberarsi di Valentina Costa, la marcano in due. A rimbalzo però Laumareche, lotta Caldaro con Nori, palla che rimane nella difesa dell'attacco di Ferrara. In avanti con Bona, che serve Nori, marcata stretta da Caldaro. Il tiro di Bona a segno. 54-49, 5 il divario tra le due formazioni. Valentina Costa, il palleggio per Reche. Alesiani vorrebbe trovare sotto Caldaro, palleggia Lingua Glossa, 9 secondi per andare al tiro. Caldaro per Lingua Glossa, si butta dentro Lingua Glossa, appoggia, tiro che esce, rimbalzo per Serena Bona, contropiede di Ferrara con Rosset, tiro sbagliato, rimbalzo per Nori,
Rosset tiene la palla, serve Nori, marcata stretta da Lamarek, prova a girarsi, dovrebbe trovare spazio per tirare, preferisce servire fuori, il tiro di Bona non va, rimbalzo di Lamarek, marcata da Nori, stretta che però spinge un po' troppo, fallo di Nori, doppio cambio per coach Corsolini che manda in campo Corradino e Granzotto, dovrebbero entrare al posto di Alesiani e probabilmente Caldaro. Intanto c'è il time out chiamato probabilmente da Ferrara, troppe seconde possibilità concesse dalla Carispezia Ferrara che diciamo per fortuna delle locali non sta concretizzando abbastanza questi possessi. Ferrara che si è riavvicinata adesso sul meno 5 con 7 minuti e 11 da giocare in quest'ultimo e decisivo quarto. L'azione si è conclusa con un fallo su Laumarec che sta facendo valere assieme ad altre sue compagne l'esperienza maturata in vari anni di militanza anche nella categoria superiore. Il coach sta dando le ultime direttive, mentre arriva anche il fischio degli arbitri, dunque a breve si riprenderà il gioco. La situazione dei falli di squadra vede due per Ferrara mentre invece soltanto uno per Spezia. Vedremo dunque l'andamento della partita, entro quanti falli si arriverà al bonus, se presto. Comunque una difesa veramente molto più intensa rispetto ai precedenti tre quarti. Si riprenderà dunque con una rimessa per la Carispezia. Granzotto cede il pallone a Valentina Costa, ancora la zona press schierata dalla formazione ospite. Si partono anche i cori qua al Palasport di Montepertico. Costa non controlla bene un pallone, si butta in penetrazione, va a subire fallo. Chiedono che le giocatrici di Ferrara di recuperare il possesso perché Valentina Costa secondo loro avrebbe toccato la linea, invece non è così. Possesso per la Carispezia. Sì, un fallo importante in chiave Carispezia, è il terzo fallo di squadra per Ferrara quando mancano 7 minuti. Intanto Reche va, prova a appoggiare, tiro che si spegne sul ferro, ultimo tocco di Betty lingua glossa, rimessa per la PFF Group Ferrara che rimetterà con Marta Savelli per Rosset che va in avanti, marcata vista da Marta Granzotto. Rosset per Bona, si fa vedere Savelli sotto Nori, riceve palla e appoggia, sceglie la carta di non fare fallo la Carispezia. 3 punti di divario tra le due formazioni, 6 e 27 del termine, una partita tutta da vivere. Valentina Costa per lingua glossa, il tiro di Granzotto da 3 punti, si spegne sul ferro, rimbalzo per Ferrara che va in avanti in questo istante con Rossi, deve cercare di ristabilire un minimo di vantaggio, si fa sentire il pubblico del Palazzetto di Montepertico. Savelli, marcata dalla giovane Corradino, Savelli il palleggio, 4 secondi per andare al tiro, si prova a buttare dentro Savelli, tiro che va a segno di Marta Savelli. 54-53, partita riaperta. Assolutamente sì, partita riaperta. Corradino aveva difeso bene in quest'uno contro uno con Savelli, che però si è inventata un canestro strepitoso che ha riportato a un solo punto di distacco la propria squadra. Dunque partita, dicevamo, riaperta, ed è così. Coach Corsolini è un po' arrabbiato per quest'ultimo frammento di partita che ha visto la propria squadra non trovare sbocchi in attacco, e anche in difesa non riesce ad arginare bene l'attacco ferrarese, che invece sta funzionando ottimamente sull'asse play pivot, un alto basso che sta trovando punti facili soprattutto per Nori sotto canestro, e questo è stato un po' il fattore che ha fatto riaprire la partita. È arrivato il fischio degli arbitri, si sta per riprendere a giocare sotto l'incitamento del pubblico di casa che vuole far sentire la propria voce e sostenere le giocatrici spezzine.
C'è un colloquio anche dell'arbitro con coach Stibiel. Si riprende con Granzotto, che cede ancora il pallone a Costa per un attacco della Carispezia. Ancora questa zona press di Ferrara, che sta mettendo in difficoltà la Carispezia. Si va adesso da Granzotto, c'è movimento, serve Corradino, va dentro, ancora lo scarico fuori per Granzotto, Reche, la finta, penetrazione, cerca la conclusione, l'errore, il rimbalzo di Ferrara raccolto da Rosset, avvia la transizione Rossi. Vedremo questo attacco di Ferrara che ha la possibilità del sorpasso, la tripla di Rossi, il tiro è corto, solo Ferro, rimbalzo di Reche, Costa, transizione veloce, va a subire il fallo di Rosset. Quarto fallo, dunque Ferrara raggiunge il bonus, e questo è un dato importantissimo per la formazione di casa, che ogni volta che subirà fallo nei prossimi 5-23 andrà in lunetta per due liberi. Sì, intanto il terzo fallo di Macarena Rosset, rimessa della Carispezia con Valentina Costa che palleggia, parte in avanti l'azione offensiva spezzina, si fa vedere Lauma Reche, preferisce seguire fuori lingua glossa, riceve ora Reche che la mette dentro. Lauma Reche, 56-53, di nuovo tre le lunghezze di vantaggio tra le due formazioni, però Ferrara è già in avanti con Rosset, il palleggio per Savelli, tiene palla Savelli, Savelli avrebbe lo spazio per tirare per Rosset, prova ad appoggiare Rosset, tiro che non va, rimbalzo c'è Nori che la mette dentro, Alice Nori. Ancora divario di una sola lunghezza tra le due formazioni. Granzotto per Valentina Costa, 14 secondi per andare al tiro, Costa per Lauma Reche, vorrebbe buttarsi dentro, preferisce servire fuori Corradino, allo spazio per il tiro da tre punti di Margherita Corradino. 4 le lunghezze di in questo momento, tripla di Corradino, in avanti Ferrara, Rosset non va, pasticcia la difesa, però la palla che rimane nella difesa nelle mani della Carispezia, che va in avanti con Valentina Costa, si fa sentire il pubblico di Montepertico, Costa per Marta Granzotto, il tiro di Granzotto, si spegne sul ferro, arriva più in alto di tutti Bona che strappa la palla e la affida a Rossi che porta in avanti l'azione offensiva della PFF Group. Rossi per il tiro di Rosset che non va, il fallo in attacco, scusate, in difesa di Lauma Reche, avevano lottato, si erano spinte Reche e e la sua avversaria, tanto cambia tutto coach Stibiel, secondo fallo di squadra per la Carispezia con l'ultimo fallo commesso da Lauma Reche. Rosset per Miccio, Rosset, il palleggio di Rosset, si butta dentro, marcata da Granzotto, al limite di frazione di passi, ruba la palla alla Carispezia con lingua glossa per Valentina Costa che va in avanti, chiama la calma in questa azione offensiva, la numero 10 bianconera, Costa si butta dentro, lo spazio per il tiro, tiro che prende il ferro ed esce, a rimbalzo arriva il Ferrara che dà la palla nelle mani di Innocenti, entrata poco fa, che ha preso il posto di Rossi, Innocenti per Nori, si butta dentro Nori, prova a servire Giulia Bona, scusate Giulia Rulli, palla troppo lunga, palla recuperata dalla Carispezia, partita al cardiopalma quando mancano 3 minuti e 3 secondi. Partita splendida, veramente bellissima. Le due squadre stanno dando vita ad un duello veramente fantastico. Adesso vediamo la Carispezia che proverà ad allungare rispetto ai 4 punti che adesso di vantaggio con Valentina Costa per Corradino. Esce dai blocchi lingua glossa che poi a sua volta va a bloccare per Corradino, lo scarico fuori per Costa, si butta dentro in penetrazione, c'è il fallo e canestro, gioco da tre punti strepitoso di Valentina Costa che va a mettere altri due punti e si va dunque sul 61-55. Canestro e fallo per Valentina Costa che avrà la possibilità di allungare e portare il vantaggio sul più 7 quando mancano 2:49 alla fine della partita, una partita emozionante,
tra le due capoliste e le due protagoniste indiscusse di questo campionato. Valentina Costa in lunetta, la mette dentro, 62-55 più 7 per la Cari Spezia. Ferrara però non è morta, è ancora una partita viva, tutta da giocare. Innocenti per Savelli, marcata dalla giovane Corradino. Savelli perde palla, gliela ruba Corradino, ruba la palla a Corradino, prova a rubargliela nuovamente Savelli, palla nelle mani di Valentina Costa, 17 secondi per andare al tiro. Costa, difesa a zona schierata di Ferrara, Corradino si butta dentro, prende il ferro, la stanchezza gioca su questa azione offensiva della Cari Spezia, che abbassa i ritmi di intensità. 7 secondi per andare al tiro, Costa, serve Reche, sotto canestro, più 9 Cari Spezia. Ma Cari Spezia che ha ritrovato fluidità in attacco, ed è proprio questo che ha portato al break vincente. Adesso sono 9 le lunghezze di divario tra le due squadre, 64-55 con 2:11 da giocare sul cronometro. Davvero una Cari Spezia che ha alzato l'asticella in questi ultimi minuti. Ferrara fa fatica a tenerne il ritmo. Davvero straordinaria la formazione spezzina che nonostante si fosse stata fatta riprendere da Ferrara, che non aveva mollato. Davvero un plauso anche alla squadra emiliana, però è stata ricacciata indietro con questo break da parte delle Liguri, che adesso conducono la partita, e vedremo se Ferrara all'uscita dal time out riuscirà a riavvicinarsi o se la difesa della Cari Spezia avrà la meglio. C'è il dato di fatto che comunque la Cari Spezia sta difendendo molto bene in questi ultimi istanti, ha alzato l'intensità, la pressione, sporca le linee di passaggio e lotta su tutti i palloni, e ha raccolto anche qualche rimbalzo offensivo che in questo momento sta facendo la differenza. Si riprende dunque con Ferrara, che porta palla con Rosset, attaccata da Valentina Costa, ancora pressione altissima, c'è il blocco di una compagna, ancora la penetrazione, lo scarico fuori, pressione altissima della Cari Spezia, c'è il fallo di Lingua Glossa commesso sulla numero 8 di Ferrara, a Rulli, è il terzo di squadra, mentre Ferrara era già in bonus. 1:54 da giocare ancora in questa partita, 64-55 Cari Spezia il punteggio. Ancora un fallo da spendere per la Cari Spezia prima di andare in bonus. Macarena Rosset contro Valentina Costa, si butta dentro Rosset, appoggio, canestro per Rosset, che accorcia la distanza per Ferrara, ma ancora tutto da giocare. Corradino, fallo in attacco di Lingua Glossa, fallo in attacco, peccato, perché era importantissimo questo canestro fatto da Corradino, ma c'è stato il fallo in attacco della Cari Spezia. Ingenuità in fase offensiva della capitana Betty Lingua Glossa. In avanti Ferrara, che può accorciare le distanze, fallo di Costa su Rosset. Secondo fallo, va ora in bonus la Cari Spezia, che ha sprecato il fallo con Lingua Glossa, è andata in bonus. Primo canestro valido per la giocatrice ferrarese, 2 su 2 per Rosset, 64-59, 5 di vario tra le due formazioni. Costa, 1:27 al termine del match, il palleggio della Cari Spezia in avanti con Granzotto. Granzotto appoggia dentro, 66-59, 7 lunghezze per la Cari Spezia, che ha sempre condotto questo match. Si fa sentire il pubblico del Palazzo dei Montepetti con la replica di Serena Bona. Assolutamente sì, Ferrara non ci sta, vuole rimanere attaccata, adesso va addirittura coi raddoppi e riesce quasi a recuperare la palla, si lotta, giocatrice in terra, palla 2 per la regola del possesso alternato. La freccia preme la Cari Spezia, che mantiene il possesso con 16 secondi sul cronometro di tiro, 57 secondi e mezzo invece
sul cronometro della partita. Su cambio nelle file di Ferrara entra la numero 15 Missanelli per Innocenti. Dunque alza il quintetto la formazione emiliana. La rimessa verrà effettuata da Marta Granzotto. Il pubblico locale si fa sentire, alza la pressione e l'intensità difensiva Ferrara, ma Recche riesce in un qualche modo a mantenere il possesso. Arriva, c'è il fallo commesso dalla numero 15 da Bona, dunque ci saranno il fallo è stato commesso dal numero 15 Missanelli, dunque si andrà in lunetta con due liberi per la Carispezia. Altro cambio dentro di nuovo Innocenti, fuori proprio Missanelli, e Recche in lunetta per due liberi per provare a ricacciare indietro Ferrara. A segno col primo libero, 67-61, 53 secondi e 7 sul cronometro. Ancora Re che fa 2 su 2 in questo frangente. Vediamo Ferrara, attimi conclusivi ma determinanti, prova un attacco veloce, Innocenti, ma viene chiuso, si chiede bene la difesa. Nori, anzi era numero 8 Rulli, che va in penetrazione, va a subire fallo e dunque in lunetta per due liberi anche la giocatrice di Ferrara. Fallo commesso da Lauma Recche. Il quarto personale, altro cambio, fuori Innocenti che è dentro il numero 15 Missanelli, alterna queste due giocatrici coach Stibiel. A segno col primo libero Giulia Rulli, e anche il secondo 2 su 2 si riporta a 5 lunghezze Ferrara. La Carispezia però c'è già un fallo fischiato su Valentina Costa, che dunque andrà ancora in lunetta per due liberi. Ferrara che prova ad alzare l'intensità difensiva, però questo porta ad una maggiore probabilità di commettere fallo, e ancora dunque Costa in lunetta per due tiri liberi. Due tiri liberi, intanto c'è ancora un cambio per Ferrara che continua con Stibiel a cambiare. Chiamata Missanelli, dentro di nuovo Innocenti, due tiri liberi per Valentina Costa, primo tiro libero che esce, ancora un tiro libero per la numero 10 Spezzina, 0 su 2 per Valentina Costa. Rimbalzo di Ferrara, ruba la palla a Corradino e appoggia, 70-63. Fallo tecnico, è stato fischiato un fallo tecnico, non abbiamo capito a chi, no niente, era un time out chiamato da Ferrara, 7 le lunghezze ancora di Vario. Ed siamo dunque nella fase decisiva, 36 secondi e 4 decimi, la Carispezia avanti di 7, potrebbe essere un divario incolmabile, ma nel basket tutto è possibile. Ferrara che ha perso un pallone sanguinoso mentre stava cercando di imbastire l'azione che poteva dare il recupero e rientrare a un possesso di distanza, però questo pallone perso ha portato a due punti facili di Corradino, che con l'appoggio vincente ha portato le sue a più 7. Ora le squadre rientreranno dal timeout, vedremo che cosa si aspetteranno i due coach. Sicuramente Tor Corsolini soddisfatto, dato le ultime direttive, coach Stibiel un po' più arrabbiato, ha dato le ultime indicazioni alle proprie giocatrici che tenteranno probabilmente un attacco veloce per poi avere più tempo a recuperare, per recuperare, e in caso di canestro sbagliato ci potrebbe essere l'opportunità del fallo sistematico per fermare il cronometro. Dunque adesso c'è una tripla veloce tentata, l'errore, c'è il rimbalzo però di Rulli, il rimbalzo di Recche, si gioca ancora con Costa, Carispezia che mantiene il possesso, c'è il raddoppio, Recche passa la metà campo negli 8 secondi, 20 secondi invece alla fine della partita, applaude il pubblico, 17 secondi alla fine, 9 sul cronometro, discrepanza di circa 5 secondi dal cronometro di tiro, va dentro Granzotto, lo scarico lingua glossa, 3 secondi, Costa tripla e chiude il match, bomba di Costa, più 10 e titoli di coda sulla partita, 73-63. L'ultimo tiro di Rosette non va, Carispezia batte PFF Group Ferrara 73-63, esplode
il pubblico di Monteperdico tra gli applausi per una grandissima e meritata vittoria per il titolo di campione d'inverno che va alla Carispezia e si aggiudica così anche la qualificazione come testa di serie alle Final Four di Coppa Italia, che saranno il 5 e il 6 settembre in sede di ancora da decidere. Guardiamo se si hanno i risultati agli altri campi. Crema vince, quindi la Carispezia affronterà nelle Final Four di Coppa Italia il Crema. Vediamo se riusciamo a recuperare i protagonisti del match. Antonio, è stata una grande partita. Sì, davvero una partita bellissima, splendida, vissuta fino all'ultimo momento, fino all'ultimo istante, partita combattutissima, veramente splendida, uno spettacolo, uno spot per questo sport. Sì, coach Corsolini, una grande vittoria, anima, cuore, 40 minuti sempre intensi. Sì, sapevamo che loro erano una squadra quotatissima, fortissima. Ad agosto hanno 8 giocatrici di livello assoluto, però noi ci sacrifichiamo tanto. Dietro potevamo fare qualcosina meglio, ma il cuore è tantissimo. Bravo. Tanto cuore. Quando siamo arrivati sul meno uno, è una squadra che ci ha sempre creduta e non ha mai demorso. Sì, ma noi giochiamo più o meno sempre nello stesso modo, cercando di fare alcune cose che facciamo ancora non benissimo, però sono errori che ci stanno all'interno della gara, non è cambiato il modo di giocare dal più 1 al più 10, eravamo sempre uguali. Ok, grazie a coach Corsolini, guardiamo se riusciamo a recuperare coach Stibiel del Ferrara. Eccoci qua, si esce con l'onore delle armi, è stata comunque sia una gran bella partita. Sempre, ci avete sempre creduto, sempre una partita intensa. Sì, direi che nell'arco di 40 minuti ha meritato Spezia, perché è stata sempre davanti, bisogna avere l'onestà di ammetterlo. Peccato, perché secondo me la differenza sostanziale l'hanno fatto i primi due quarti, dove noi abbiamo fatto anche dei buoni tiri da tre, ma non abbiamo mai messo la palla dentro. La realtà era che se segnavamo 2-3 tiri da tre, fosse andare meno 10, andavamo meno 2, meno 3, la partita magari sarebbe stata diversa. Detto ciò, brava Spezia, brava noi a non mollare. Bellissimo vedere tanta gente in un campo di basket femminile, quindi penso che la gente a casa si sia divertita. Un po' di più i tifosi spezzini, un po' meno noi per ovvi motivi, però insomma, la vita va avanti. Sì, una partita che, diciamolo, cioè, non è niente, solo titolo di campione d'inverno, ha decretato la griglia delle Final Four, un campionato ancora lungo e tutto da giocare per tutte e due le squadre. Infatti non mi sarei esaltato in caso di vittoria, non mi deprimo certamente per una sconfitta. Oggi Spezia è stata più brava, bisogna avere la consapevolezza, ma da domani torniamo a lavorare, sabato affrontiamo Magica e basta, si va avanti cercando di vincere. Quindi. Va bene, grazie coach Stibiel. Siamo in chiusura di collegamento, guardiamo se riusciamo a recuperare le statistiche di fine gara prima di chiudere. Guardiamo se abbiamo le statistiche di fine gara. Allora, top scorer per la Carispezia Reche con 24 punti in 37 minuti di impiego, per invece Ferrara 19, per Rosset in 27. Le palle perse alla fine della partita sono 12 per la Carispezia, che però ne ha recuperate 11, dunque il saldo rimane comunque negativo ma abbastanza avvicinabile. 11 recuperate per invece Ferrara, 10 perse per la formazione emiliana. Dunque è tutto qui dal Palasport di Montepertico, ci risentiamo per la prossima partita. Sì, un saluto a tutti, grazie ad Antonio Frau, un saluto da Michele Paganini, arrivederci alla prossima puntata.